Sono uscite le informazioni ufficiali di Emily, nuovo personaggio 5 stelle di tipo Dendro, che arriverà nella seconda fase della 4.8. È un personaggio particolare perché va a lavorare su una reazione di quelle, chiamiamole, poco nobili, che abbiamo poco usato all'interno del gioco probabilmente, che è Ustione. Questo da una parte fa storcere il naso ad alcuni, dall'altra invece rende un po' di emozione al gameplay a chi come me magari gioca da tanto e voleva provare qualcosina di nuovo. Salvo restante comunque che siamo in una posizione pre-Natlan molto pericolosa e molto tirata per quanto riguarda le pull. Andiamo a vedere come funziona nello specifico dopo la sigla. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. Emily, il nuovo personaggio, lancia user e si conferma ormai, lancia impact il gioco. È un personaggio che a me interessa particolarmente. Al di là della parte estetica, che a me non so perché, sarà che ha questa espressione un po' provocante, lo spacco, i colori, non ve lo so dire, a me piace molto a livello estetico. È un personaggio che lavora fuori dal campo con le sue abilità e che praticamente funziona un po' alla Nilou, no? Nilou è molto tecnica su un determinato tipo di team e un tipo di reazione che anche tramuta, che è il famoso Super Bloom, come l'abbiamo chiamato tra di noi. Beh, lei al coltempo lavora con una reazione principalmente, che è quella della ustione, quindi dell'usufrutto del fuoco su Dendro, senza passare dall'utilizzo dell'acqua e quindi poi andare in germinazione. La reazione che penso che molti hanno usato poco, sicuramente qualcuno di voi avrà i team Ustione del Cristo, siamo tutti d'accordo, però personalmente io l'ho usata sempre molto poco, almeno non ho mai costruito un team attorno ad essa. Ed è interessante per me andare a vedere come funziona e come potrebbe essere interessante giocarla insieme ad altri personaggi. Emily è un personaggio in grado di infliggere danni da Dendro continui quando non è attivo. Utilizza la sua abilità elementale e crea una teca che si chiama il teca di Lumidus, che attacca periodicamente i nemici. Quando gli avversari sono affetti da ustione e vengono soddisfatti alcuni prerequisiti, la teca aumenta sia l'area d'effetto, i danni, le interazioni e infligge inoltre danni aggiuntivi. Con il suo tripudio invece crea una teca di livello 3, perché abbiamo i livelli, e infligge danni continui ai nemici per un breve periodo di tempo. Quando la sua durata finisce viene ricreata un'altra teca. Quindi già nella descrizione riassuntiva è abbastanza semplice, crea un qualcosa che permane, tramite una condizione fa più danni, con la burst ne fa ancora di più. Applica Dendro abbastanza bene da quello che sembra, vedremo. Materiali, chiaramente il tipo Dendro, il fiorellino che avevamo visto nel simulacra, quindi nella mappa dei giocattoli ce ne eravamo accorti che ce n'erano un po' di questi, quindi pensavamo sarebbero stati utili per Emily. Ingranaggi, e bisogna fare il centauro di pietra, quello dell'isoletta nuova. D'altro canto, mazze, ingranaggi e Arlecchino come boss settimanale col ciuffetto. Andiamo a vedere gli attacchi normali. Attacco normale, lancia squarcia ombra. Intanto possiamo anche vedere un pochettino la sua arma. E a me piace bordello il suo movimento, mi piace tantissimo. Cioè lei ha proprio questo movimento che tipo danza con, vedete, la spazzata del piede che sembra quasi mettersi alla sbarra. Una cosa che mi piace un sacco. Sono quattro tipi di attacchi normali consecutivi, quattro attacchi normali consecutivi, non imbevuti di elemento ovviamente. Attacco caricato, fa un fendente verso l'alto. Niente di speciale apparentemente. Andiamo a parlare della sua abilità elementare invece, che è un pochettino la parte fondamentale di questo personaggio. Come vedete lei crea questa teca. Crea questa specie di lanterna che inizia infliggendo danni Dendro appena arriva e man mano che i personaggi bruciano, vedete, crea queste carichette che ruotano attorno alla teca dandogli dei livelli. Inizia a livello 1, arriva a livello 2, il livello 3 è accessibile soltanto con la burst. Quindi lei, vedete, crea una teca di Lumidus che infligge danno Dendro ad aria. Attacca spargendo sbuffi di lupi rugiada a intervalli regolari contro gli avversari circostanti, infliggendo anche danno Dendro. Quando gli avversari sono affetti da ustione, queste emanano fino a un aroma ogni 2 secondi a intervalli regolari. A me fa spaccare sta cosa, che praticamente tu gli applichi l'elemento Dendro, è come se tu gli mettessi una scent, no? Un odore, e poi gli dai fuoco, e il fumo che ne produci carica la tua teca. A livello concettuale è bello, un bel lavoro hanno fatto secondo me. La teca accumula tutti gli aromi circostanti e dopo averne accumulati 2 il suo livello sale. Credo che vedete 1, vedete qua un campanellino 2 e si vanno ad aggiungere 1, 2. 1, 2 e si vanno ad aggiungere, diventano 4, ma sono blocchetti da 2. Quindi l'aumento del livello permette alla teca di spargere un buffo di limpi rugiada in più ogni volta che attacca, aumentando al contempo sia i danni sia l'area d'effetto del suddetto attacco.
La teca può inizia a livello 1, può salire fino a livello 2 e non può esistere più di una contemporaneamente. Se non accumula roba per più di 8 secondi, la teca svanisce o torna... No, scusate, non svanisce, torna a livello 1. Io qua, allora, quando la evoca, voglio capire bene perché non mi è molto chiara questa cosa. Lei la evoca è a livello 1 o è a livello 0? Perché vedete, applica 2 e sembra che qua salga di livello perché ha i due buffetti. Però sale ancora di livello, quindi in verità è come se facesse 0-1-2, diventando più forte, facendo più danni e anche visivamente mostrando le campanelline, le campanule, vedete che gli ruotano attorno. Devo capire questa cosa, non è difficile, non cambia niente, è solo da comprendere la meccanica dello stato iniziale di inerzia della sua abilità elementare. Comunque è figa come cosa, cioè è semplice, la butti, metti la skill, esci, vai con una Shaling col Pironado, vai con un Bennett, vai con un Diluc, chi vuoi, e a quel punto vai a infliggere ustione e te la godi. Cioè, nel senso, lei comunque fuori, probabilmente le dovremo mettere il nuovo set, quello che si basa proprio sull'ustione, che è presente assieme al set di Arlecchino, e te lo lì le Jezan Fè. Cioè, non sembra veramente difficile da buildare. Lei ha l'Arche di tipo pneuma, a intervalli regolari, quando usa la teca evoca la Cuglio Spettrale di fronte a lei che trafigge il suo avversario facendo danni dendro di polarità pneuma, quindi il suo Arche arriva dalla sua abilità elementale. E per quanto riguarda invece la Burst, vediamo come funziona. Ricorda un po' quella di Collei, ma con la teca, vediamo un attimo. Sì, praticamente lei evoca la teca a livello 3 che fiorisce, sboccia dall'alto, vedete? E infligge i danni dendro ad aria buttando giù per l'appunto questi lampi di dendro in un'area circoscritta che non è troppo grossa. Converte le fragranze accumulate nella teca in pura energia di dendro, creando una teca di livello 3 riponendo tutte le altre teche già esistenti. Quindi se tu avevi già una teca viene tolta e viene sostituita da questa teca a livello 3 che la riconoscete perché ha i fiori sopra. Mentre presente, la teca di livello 3 non accumula aromi, gli aromi li avete accumulati prima, quei 4 che ruotano, ma crea delle gocce che precipitano attaccando gli avversari nel proprio raggio d'azione, infliggendo danno dendro. Quelli che cadono sono gocce. Una goccia odorosa precipita ogni 0,3 secondi e ciascun avversario può essere designato come bersaglio ogni 0,7, in modo tale da non far cadere bam, tutto in una volta sola, ma si cerca di creare un intervallo e di fare danni comunque ad aria su un gruppo di nemici circoscritto. Quando la durata si esaurisce, non sappiamo quanto duri, viene ricreata una teca di livello 1. Però se c'era già una teca... Quindi se voi non avevate la teca e fate la burst, create la teca a livello 3. Quando finisce, te ne crea una a livello 1. Ma se tu avevi già una teca, per dirti, livello 2 che avevi messo prima e poi hai fatto la burst, alla fine del tempo della teca a livello 3, viene rimessa di nuovo la teca di livello 2 e la sua durata viene ripristinata. È grossa questa cosa, perché praticamente potenzialmente tu puoi mantenere, calcolando bene i tempi, sempre in campo almeno la teca livello 2, livello 3, torna alla 2 e rigenerata e rivai avanti. Tanta roba. Mentre rappresentazione aromatica è attiva, l'abilità elementale stratofragrante non crea altre teche di Lumidus. Chiaro, perché sennò ti crei un esercito di teche ogni volta rigenerate e puoi avere solo una. Ci sta. Molto forte, secondo me. Ora, bisogna vedere i danni, però a livello concettuale è molto carino e non è per nulla difficile da comprendere. Guardiamo i talenti passivi. Profumo persistente. Ogni volta che accumula due aromi, la teca di livello 2 li consuma per effondere della colonia di Chiarrugiada, che infligge danni dendro ad aria agli avversari pari al 600% dell'attacco dei melee. Questi danni non sono considerati danni da abilità elementale, ok? Perché sennò diventavano troppo grossi col 600%. Quindi fammi vedere. Lei ora voglio vedere che fa due aromi. Allora, uno... Due, voglio vedere la botta. Non l'ho vista. Ok, non ho visto che li ha consumati. Non mi è sembrato li abbia consumati. Dovrebbe, cioè, li consuma qua appena entra, però è l'opening. Questi sono i due aromi. Non vedo questa cosa. Può darsi che non sia visibile da lì. Cioè, ogni volta che accumula due aromi, credo che siano quelli gli aromi, spero di non aver detto una cavolata, li consuma per effondere la colonia che è usata in fisica. Lo vedremo poi provandola questa cosa qui. Però qua c'è una cosa fondamentale. Attacco di Emily.
probabilmente questo personaggio workerà sull'attacco. E ce lo dice la seconda parte passiva. Emily infligge bonus danni agli avversari che sono sotto effetto di ustione in base al suo attacco, aumentando del 15% i danni inflitti per ogni 1000 di attacco. Quindi a 1000 di attacco al 15%, a 2000 di attacco al 30%, a ora io non vorrei dirvi una cavolata, ma al 2004 e qualcosa lei arriva a darti il 36%. Spero di non aver fatto male i calcoli, perché non c'è scritto per ogni 1000 dopo. No, è per ogni 1000, non c'è scritto dopo una certa soglia. Quindi già a 1000 dovrebbe avere il 15% in più. Quindi è un personaggio che deve avere probabilmente come main stat attacco. Probabilmente vorremmo la Sand in attacco percentuale, le substat in attacco percentuale. Secondo me, se ce la gestiamo bene, riusciamo ad arrivare a 2004 con Sand e magari arma in attacco percentuale. A questo punto ci potrebbero essere delle armi che scalano in attacco percentuale, specialmente lancia, che potrebbero essere utili. Però bisogna vedere sempre com'è la questione, perché ad esempio giocarla con doppio piro potrebbe essere già sufficiente in alcune situazioni, perché la dobbiamo giocare in ustione, il piro lo vogliamo, bisogna vedere anche il tipo di comp che andiamo a fare. Per me arma e sand più doppio piro possiamo arrivare sopra i 2000, bisogna vedere come siete messi poi a substat in generale. Però sì, mi sembrava interessante come dato, e a questo punto bisogna vedere sulla questione maestria elementale, che a questo punto forse passa davvero in secondo piano, e per dirti una Shelling con più maestria in Pironado potrebbe essere la svolta. Va a valutare, devo fare delle prove, però a livello logico mi sembra abbastanza anche più semplice dire boh, la buildo attacco, non magari come una Shen He che supera i 3k, i 4k, però ad arrivare comunque sopra i 2000 sicuramente. L'ultimo è spazio di testa. Quando la teca di Lumidus creata da Emily in campo, tutti i membri del gruppo ottengono 85% di resistenza a piro contro i danni da ustione. Chiaro, per non prendere e diventare dei lumini da soli, per non dar fuoco a praticamente qualunque cosa nel campo. Quindi per fare un riassunto di quello che sono le mie prime impressioni, che poi andranno corroborate dal video build che uscirà quando uscirà il personaggio, per ora io la builderei con, al di là della sua arma, un'arma in attacco percentuale. Mi viene in mente l'arma di Shen Kuo, la Calamity Queller, perché ha un attacco base spaventoso, in più le permette di accumulare attacco grazie all'utilizzo della sua abilità elementare. E a livello di set, probabilmente l'ultimo creato, ovvero quello che le permette di, non mi ricordo mai il nome, quello nuovo con il set che condivide il dominio con quello di Arlecchino, quello che ci permette di avere sì più attacco da una parte, ma di avere il danno incrementato se ci sono dei nemici che stanno bruciando, che chiaramente è proprio fatto per lei, per quel tipo di meccanica. Ciò non toglie che non si possa poi andare a lavorare su tasso critico e danno critico sulle armi, non si possa prediligere anche una scelta più incentrata sulla maestria elementale. Dovrei fare delle prove, non mi sbilancio. Una volta che ho il personaggio e lo provo, allora poi posso dirvi qualche cosina di più. Detto questo, signori, io vi ringrazio tanto per la vostra cortese attenzione. Vi invito a guardare questo video qui, ovvero le uscite dei videogiochi di agosto, se vi interessa, in modo tale che possiate vedere cosa uscirà il mese prossimo. C'è tanta tanta roba, ed è un formato nuovo, che non è nuovo per la piattaforma, ma a me, mio, che mi piace portare, e vorrei, mi piacerebbe insomma, che cominciasse a prendere un po' campo. Lo metto sempre comunque tra i suggeriti all'interno del canale. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata, vi aspetto tutti i giorni live su Twitch, United States of Zerga. Ciao belli.